Buonasera ragazzi, oggi siamo qui nel PvP di Marte. Allora, illustriamo questa piccola partita di PvP, ma più che altro vi voglio far vedere l'ambientazione che probabilmente rivedremo nel PvE. Come quasi tutti i giochi che si basano sul PvP, l'ambientazione viene presa un pezzetto dal PvE. Allora, lasciamo perdere le mie uccisioni che fanno veramente ridere, che non sono andato veramente bene, e parliamo un po' di Destiny. Allora, Destiny uscirà ovviamente in tre versioni, di cui l'edizione normale, l'edizione limitata e l'edizione speciale. Allora, che differenza c'è tra l'edizione limitata e l'edizione speciale? Allora, l'edizione limitata avrà un artbook, avrà dei contenuti digitali e avrà anche una steelbooks. Mentre l'edizione speciale avrà tutte le stesse cose dell'edizione limitata, in più però avrà il pupazzetto 1-1 del Ghost, che al movimento, diciamo, quando uno passa vicino al Ghost ha un sensore di movimento, perciò quando viene passata la mano vicino al Ghost si illuminerà l'occhietto che si vedeva nel gioco quando il Ghost parlava o si muoveva. La differenza tra l'edizione limitata e l'edizione speciale? Alla fine non c'è. Cioè, nel senso che l'edizione limitata a quella speciale, i contenuti digitali sono identici, perciò diciamo se uno non vuole spendere 150 euro per il pupazzetto e vuole prendere l'edizione limitata che viene 100 euro, diciamo è meglio perché alla fine i contenuti digitali sono identici. Allora, veniamo ai contenuti digitali. I contenuti digitali sono una skin per il Ghost, cioè il Ghost noi quando lo tiriamo fuori è bianco e grigio, mentre dovrebbe essere bianco e rosso se non sbaglio. Perciò niente di che, è una piccola skin. Avremo degli emblemi diversi, degli emblemi che possono essere messi sia sopra il personaggio che sopra l'astronave, e una skin anche per l'astronave. Questi sono più o meno i contenuti della Limited Edition e anche dell'edizione speciale, e anche delle skin per le armi. Non vorrei sbagliarmi. Allora, va bene, come possiamo vedere questo PvP è basato su ABC, cioè se conquista la zona. Lo conosciamo tutti, è il classico PvP di quasi tutti i giochi che possiamo trovare. E allora, continuiamo con la storia di Destiny. Ovviamente chi farà PvP avrà l'equipaggiamento del PvP, che sarà differente dall'equipaggiamento PvE, nel senso che l'equipaggiamento PvP è più resistente ai combattimenti, al contrario dell'equipaggiamento PvE che dovrebbe fare molto più danno. Ragazzi, come possiamo vedere, guardate il paesaggio, veramente bello. La città ormai ripresa dalle sabbie di Marte. Chissà quanto sarà esplorabile tutta questa città. Oppure chissà che cos'è questa base. Sembra più una raccolta, una specie di fabbrica dove ci troviamo adesso a giocare il PvP. Quello che mi domando è chissà cosa c'entrerà nella storia questa piccola fabbrica, questo piccolo scorcio che abbiamo visto. Allora, come stavo dicendo, ci sarà l'equipaggiamento PvP e l'equipaggiamento PvE, cioè l'equipaggiamento del crogiolo e l'equipaggiamento dell'avanguardia. La differenza è che l'equipaggiamento dell'avanguardia fa molto più danno di quello del PvP. Quello del PvP però ovviamente compensa con la resistenza, perciò alla fine si equilibrano. Allora, Destiny finalmente è stato portato a 1080p anche sopra l'Xbox One, perciò questo problema non c'è più. Grazie all'uscita del Kinect dell'Xbox One, finalmente questo 10% di GPU liberata ha dato la possibilità a Destiny di arrivare a 1080p e 30 frame per secondo. Perciò la differenza tra PlayStation 4 e Xbox One, sia graficamente che di risoluzione, non c'è più. Perciò non ci sono più scuse, non possono fare questi confronti e dire ma si vede differente. No, 1080p e 30 frame al secondo per tutti quanti. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, ne caricherò un altro e continueremo il nostro discorso con Destiny. Vi ringrazio.